voluto fare figli. Significato, noi pensiamo a vincere. I record li lasciamo a qualcun altro. C'è Finley dunque da una parte con Nash e Nobile. C'è Houston e qua superiorità numerica. Inspiegabile. Peraltro Nash continua a far andare Steve Nash. Steve Nash è abbastanza inspiegabile per tantissimi motivi. È un giocatore unico e direi anche un ragazzo. Prende un tiro che la dice lunga sull'insicurezza di questo giocatore, che è stato a lungo anche sul mercato, seppur in maniera non un tentativo di raddoppiare Nash, che adesso viene isolato uno contro uno con Houston. Arriva Howard con molto ritardo, non c'è di Jackson a portare in post basso Steve Nash. Vediamo se arriva come prima dal palleggio il raddoppio. Adesso non arriva e palla dentro per Jackson. Recupera la posizione Steve Nash. Jackson che lavora ora dal palleggio, si muove Novi Dallas Mavs, vediamo come viene attaccata dai Knicks che dovrebbero e potrebbero ribaltare, vanno in penetrazione, trovano lo scarico sul finale, però non puoi tenere 1-3-1 sempre con le nuove regole NBA, per cui quando la palla è sull'altro lato del campo c'è un giocatore che si deve adeguare per forza, però all'inizio base è l'1-3-1. Qua Howard per lui, Sprewell che rimette la palla in punta dove Jackson va dietro la schiena, molto bene per Thomas, partenzina e a occhi e croce il centello lo dovremmo vedere al Madison Square Garden per ambedue le squadre. Houston sbaglia, tocca Nahera ma poi va a controllare New York. Jackson dietro la schiena per Sprewell, il tiro dalla media distanza. 107-97 nella gara precedente a questa contro i New York Knicks, inizio con le marce basse. Di vista dei punti segnati ci aspettiamo 140-150 punti e che non si segni per un paio di minuti. Fa notizia di Jeff Van Gundy, riesce a produrre una palla recuperata per i Knicks. Questa palla è d'autore. Quella è una palla abbastanza ghiotta, anche se Finley sbaglia. Poi Sprewell sul rimbalzo lungo, 2-1 per i New York Knicks. Per un buon tiro, cosa che invece è avvenuta. Sprewell conduce il contropiede e guardate, Finley qui deve andare un po' più forte. È il preferito di Jeff Van Gundy. L'ultima partita l'ha allenata contro i Milwaukee Bucks, una partita finale e in maniera devastante perché è rimasto vittima di quell'attentato anche il suo compagno che li ha coinvolti. Questa volta Jackson ancora una volta sente proprio giudicare in tanti modi il lavoro di un arbitro. Quello che è difficile giudicare è cosa stanno facendo i Knicks in attacco adesso. Pescano all'ultimo momento per i Dallas Mavs, arriva l'intervallo provvidenziale, grandi giocate in questo quarto per Mark, sorpasso con un gioco da tre punti, il blocco diagonale di Kurt Thomas, la palla per Houston e il suo tiro, Nash finisce contro Houston che viene raddoppiato, rotazione della palla, Sprewell sfidato al tiro da parte di Nash che lavora contro il palleggio di Mark Jackson, vorrebbe un fallo in attacco, gli arbitri non la pensano, la palla in rotazione su Mark Jackson che lo attacca dal palleggio, buonissimo lavoro di Nash, e poi era un passaggio nell'inizio dell'azione, ma è certamente così, sa benissimo. L'avete vista quel canestro veramente fondamentale di Philadelphia, Charlotte, a Toronto, Phoenix, a Milwaukee, Philadelphia, in solite squadre buone dell'Ovest. Auguri quindi ai Knicks per